Giralo dall'altra parte. Quella lì è la chiave per accenderlo. Vai. Buongiorno a tutti ragazzi. Magari sera da loro. Bentornati. Buonanotte. Sicuramente vi siamo mancati. O magari con no. I nostri video bizzarri. Giusto? O magari no. Con i nostri nuovi mezzi. Questa volta un nuovo mezzo. Ma cominciamo dallo scenario. Vedete cose strane, qua c'è una ruota, qua c'è... cos'è questa cosa qua? Vabbè sì, no, questo qua dici? Non lo so, vedo da sono varie qualcosa. Barre di torsioni, sì. Barre antiroli, oddio, sto per volare a terra. Che cos'è questa roba? Che cos'è questo mezzo che sta dietro di noi ed è così alto? Perché... sono paraurti, che più che parare un urto potrebbe tranquillamente sventrare un'auto. Allora, ma prima di tutto... Che problemi hanno questi ragazzi? Ma perché? Potevamo fare un altro furgone? Ecco, quindi un primo indizio. Non è un furgone. Perché motivo? Perché ci piacciono le sfide, ok? Siamo persone frustrate. Sì, no, dobbiamo... Sempre a fare cose più assurde. Se c'è un furgone lo dobbiamo comunque esasperare. No, vabbè, comunque ci piace buttarci in cose nuove, perché questo per noi è comunque una cosa nuova. E al di là del fatto di camperizzare, questo qui è un mezzo veramente decisamente più impegnativo, ok? Da guidare, da smontare, da Però so aggiustare. che a te piace molto più dei furgoni perché potrai mettere mano sulla meccanica, cosa che adori. Sì, ed è una meccanica comunque che sì, vabbè, magari fa cristallare il fatto che un bullone sia più difficile di altri da togliere, però Insonorizzeremo il capanno. è veramente, come si dice, è meccanica nuda e cruda. A me piace perché non c'è elettronica, non c'è niente. L'elettronica non mi dispiace in realtà, però quando si tratta di meccanica trovo affascinante mettere le mani su mezzi datati, proprio per questo motivo, Infatti hai perché... sempre avuto macchine storiche tu. Eh sì, la meccanica delle auto storiche è veramente interessante. Questa è un po' come un'auto storica, dai. Se devo essere sincera, questa situazione ci sta sfuggendo un po' di mano, perché i progetti sono veramente tanti, non è che si stanno accumulando, ma perché non è un problema fare più cose in contemporanea. Però questi 24 anni stanno diventando un po' 42. Mi sento un po' vecchia tante cose stiamo facendo, perché siamo stati un pochino inattivi in questi mesi perché ci sono state un sacco di cose da fare, tipo il capanno, totalmente da ristrutturare. Anche lì, come avete visto, come vedrete, tra la costruzione della recinzione, che vabbè, adesso è tutta momentanea, va ancora messa a punto bene, tra il fatto di edificare, di finire di mettere a posto quella parte lì totalmente fatiscente prima che ci crolli addosso, tra il poi coibentare, poi l'altro furgone blu che dobbiamo ultimare, che abbiamo smantellato, cioè c'è un sacco di roba da fare. Però questo nuovo mezzo serviva per ridarci quella botta di sprint di motivazione, no? Sì, tra l'altro l'abbiamo smantellato, il furgone blu, smantellato nel senso che abbiamo tolto tutte le parti provvisorie che ci servivano per poter partecipare nel programma televisivo della RAI, Perché ma... se vi ricordate appunto siamo stati in Rai nella settimana di luglio, dall'11 luglio più o meno, e siamo stati avvisati abbastanza all'ultimo, quindi il camper non era pronto per essere vissuto. No, c'era Conseguenza. giusto lo stretto indispensabile, ma i lavori fatti veloci a noi non piacciono, quindi abbiamo Quindi abbiamo dovuto... tolto tutto quello che è stato fatto da quel momento, siamo tornati alle origini, Eh quindi sì. E allo scheletro delle cose. quindi adesso stiamo rifacendo tutto come piace a noi, nel senso fatto bene, Fatto con bene. calma, eccetera. Quindi, per fare le Quindi cose bene, fatte con calma, eccetera, bisogna mettere un altro progetto in me e dentro, no? che verrà comunque fatto bene, con calma, eccetera, forse con più calma di altri, perché Molta calma. comunque Saranno mesi. è un progetto diverso, nuovo, quindi andiamo a vedere il mezzo, andiamo a vedere il nuovo mezzo. Andiamo. Andiamo. Tiriamoci su. Nuovo mezzo. Questa è un'intervista, Michele. Nome, non tuo, suo. Allora, questo qua è l'inizio di tutto, cioè, nel senso, l'inizio della presentazione di questo mezzo, che è il nostro nuovo mezzo da camperizzare. No, non è un mezzo per trasportare cose. Allora, Iveco, che Iveco è? ACM90. Alcuni diranno no, un ACM80. Allora, ci sono diverse sigle, ok? Nel senso che 90 può stare sia per l'annata che per i quintali, ok? Che trasportavano questi mezzi. E in questo caso è una CM, diciamo così, 80-90. Questa è proprio la sigla. PM16, cioè 16-160 cavalli. Quindi motore Fiat, motore turbo. Un motore da 5500 cc, ok? Centimetri cubi. E 6 cilindri e turbo, che l'abbiamo già detto. E
è un mezzo invece questo qua che essendo una CM 80-90 può portare 90 quintali. Stiamo parlando di questo mezzo come autocarro. Nel nostro caso sarà un camper, quindi diciamo che questo aspetto ci porta, vabbè, sicuramente bisognerà usare la patente C, ok? Hai la patente C? No, ma la sto facendo. Vabbè, in questo momento ci troviamo su area privata, quindi possiamo anche provarlo. Vabbè, come il camion dei Van Golden, sì, che cioè, già sappiamo. Già ci avete visto lì che giochiamo con questo super camion a tagliare l'erba giusto nel capannone. No, non stiamo compiendo infrazioni come tutti penseranno e subito pronti lì a scrivere "ah, illegali, cattivi". No, noi ci piace provare i mezzi nella nostra area privata, in santa pace, tranquilli. Salendo sul cofano, salendo Anzi, sul in tetto. In realtà in questo momento non siamo neanche nella nostra area privata, ma siamo in un'officina dalle parti dove l'abbiamo comprato praticamente. E questo dove che l'abbiamo comprato? La storia. Allora, aspetta, l'intervista, avevo detto chi? Allora, cosa? Ok, storia. Vabbè, storia, questo è dopo. Quindi in realtà questo mezzo è stato usato dai militari, perché è un ex militare. Quindi in realtà cambiano alcune cose, alcune piccolezze che magari poi dopo ne parliamo. Per quanto riguarda tra la versione militare e la versione civile, che è il PC, versione civile PC. Questo invece è ex militare, infatti la verde. Questa è una verniciatura fatta un po', beh, decisamente male in realtà, fatta dalla protezione civile che l'ha acquistato con dispaccio militare, penso. Quindi comunque direttamente, ok. Non so se direttamente dei militari, perché molto spesso questi mezzi qua vengono presi all'asta in, diciamo, lotti, e quindi magari è stato preso da una persona che l'ha preso all'asta. Vabbè, questo non ci interessa. Comunque, una cosa che hai detto sulla verniciatura, cioè fatta male, ma in realtà questa cosa è bella, giusto Miki? Perché vabbè, dal punto di vista della ruggine e dello stucco, cosa ci dice questa verniciatura? No, vabbè, sotto questo aspetto è interessante, perché essendo che la vernice sotto non è stata toccata, perché comunque se io faccio così esce fuori. Aspetta, il verde. Abbiamo anche un pezzettino qua, vedi? Invece del verde. Ma sì, ce n'è un bel po'. Ce n'è un po', cioè ce n'è da un po' dappertutto, comunque dove c'è del verde, anche all'interno. Però questo è bello perché ci ha permesso anche di capire, essendo che la verniciatura non è stata fatta carteggiando, dando troppi fondi, cose, ci ha permesso di capire dove sono state fatte delle riparazioni magari per la ruggine. E c'è da dire che di ruggine ne è veramente pochissimissima, cioè alla fine stiamo parlando di ruggine per lo più superficiale, parte proprio qualche piccolissimo punto sporadico, tra l'altro forse in punti dove neanche ci interesserà mantenere, perché stiamo parlando magari del cassone e noi dobbiamo fare una cellula, quindi chi se ne frega. Anche per quanto riguarda il telaio, vabbè, ma lì poi ne parleremo in futuro. Ti avevo interrotto sulla protezione civile. L'ha avuto la protezione civile, ha veramente pochissimi chilometri questo mezzo e non è stato praticamente usato né da loro né dai militari. Forse l'hanno usato più loro che i militari, quindi. E l'hanno usato comunque per fini importanti, perché comunque la protezione civile, questo mezzo qua, lo utilizzava per trasportare acqua dove serviva, per spegnere incendi e quant'altro. Allora, la situazione è questo mezzo, che cosa ci sarà da fare? Non so neanche da dove cominciare. Continuiamo con l'identikit del mezzo. Tu fermo lì. Allora, abbiamo parlato di chi è, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Hai anticipato la meccanica. Andiamo a vedere la meccanica. Ma la meccanica vediamola un attimo dopo, secondo me. Parliamo di alcuni Ma come aspetti. Sono io l'intervistatrice? Non mi interessa. Allora, parliamo di alcuni aspetti in realtà che possono essere prima di tutto interessanti per alcune persone che diranno è un mezzo che inquina, consuma qui e lì. Vabbè, al di là dell'inquinamento, sul quale ci sarebbe un discorso veramente ampio da fare, magari poi lo faremo, chi lo sa. Diciamo che è un mezzo che permette di trasportare una vera e propria casa, perché dietro il cassone già di suo è 4 metri e mezzo praticamente di lunghezza, e quindi veramente una vera e propria casa. Ma perché acquistare un mezzo del genere? Vabbè, prima di tutto è 4x4 e quindi ti può portare veramente in luoghi incredibili, è un mezzo veramente overland tra virgolette, quindi puoi andare veramente dove ti pare. È un mezzo veramente affidabile, anche perché questo motore, adesso lo andremo a vedere, è talmente semplice, cioè lo puoi riparare veramente dove ti pare. Non c'è elettronica, perché non c'è. E guardate ragazzi, questi sono dei cavi di delle lampadine, tra l'altro lampade che dice la scheda tecnica essere a tenuta stagna, in vetro come una volta. E qua davanti abbiamo acqua e olio. Veramente semplici, sembrava uno sportellino per i diesel, invece no. I consumi in realtà non sono così esagerati, perché molti dicono farei 2-3 al litro, però in realtà quelli sono consumi veramente da da bestioni veri e propri, magari con quattro assi. No, o ruote gemellate.
Qua stiamo parlando comunque di un mezzo che il 4x4 si può, cioè non è permanente, si può innestare quando serve e quindi per lo più del tempo si può andare, cioè per la maggior parte della strada ovviamente si andrà con la trazione posteriore e con la trazione quindi anteriore inseribile, perché questo mezzo è interessante, è un riduttore a parte separato, ma adesso queste cose tecniche le vediamo. Ha delle ridotte tra l'altro, cioè ha le ridotte vere e proprie, e ha il bloccaggio del differenziale al posteriore. Ok, adesso Michele basta sbarinare, mostrami il motore. Ho tantissime cose da dire su questo mezzo. Piano piano le affronteremo tutte. Va bene, allora Michele, mostraci il motore. Allora, prima bisogna tirare questa leva, ok, che sgancia la cabina, cioè in realtà è la sicura, e poi qua la sganciamo del tutto e lei sale per magia e la blocchiamo. Allora, giusto Ind? Complimenti per la forza. No, vabbè, i miei 47 kg non riescono a farlo. Allora, questo qua è il motore. Motore Fiat. Andiamo a vedere. Motore Fiat caldissimo, perché l'abbiamo appena acceso. Allora, cosa c'è da dire di questo motore? Niente, perché è un motore veramente affidabile, non c'è assolutamente niente di complicato in realtà. Cioè paradossalmente è molto semplice, nel senso che io, guarda, preferisco in un certo senso lavorare magari su questo motore piuttosto che un motore di un'auto che magari è tutto stretto all'interno di un monomotore. Qui invece abbiamo tutto, guarda, come averlo a terra praticamente, e quindi diciamo che è meno claustrofobico che lavorare su questi motori. L'unica cosa, l'unica pecca diciamo, è che essendo comunque un motore di un camion è pieno di bulloni che comunque sono da stringere, cioè sono da stringere, sono stretti da secoli perché comunque il mezzo è vecchio, e quindi ogni volta che andiamo a togliere un bullone c'è la possibilità di dover invocare troppi santi. A parte questo, comunque qui abbiamo un compressore nuovo, molto importante, perché il compressore dell'aria quando ci lascia a piedi, ci lascia a piedi nel vero senso della parola, perché è ciò che comunque fa azionare i freni, azionare in realtà in senso, questo qua ha la frenata che è sia ad olio che ad aria, ok? Quindi è un misto tra le due cose, solo che se non c'è aria non ci muoviamo, ok? E quindi comunque è bene avere un compressore in ottima, come dire, al massimo del suo splendore. E anche se devo dire che carica un pochino lento, quindi potrebbe esserci qualche problemino da qualche parte, qualche perdita d'aria, ma la risolveremo. E anzi, lo rivedremo tutto l'impianto d'aria proprio per questo motivo. Deve essere al suo massimo dell'efficienza. E tra l'altro, essendo che questo qua diventerà un camper, sicuramente ci dobbiamo levare alcune cose che non servono, cioè perché servivano all'autocarro, ok, di per sé. Quindi, qui tra l'altro sto anche notando, mentre vi parlo io noto alcune cose che dovrò fare, cioè, trovo già diversi lavoretti da svolgere, ma comunque in ottimo stato questo motore, gira perfettamente, è il 5500, 160 cavalli, turbo, vedete che c'è la turbina. Ma ha ottime prestazioni, c'è da dire che i suoi 90-95 all'ora mi sa che li fa tranquillamente. Noi non l'abbiamo ancora portato chiaramente al suo massimo della velocità. Comunque è un motore con 6 cilindri, quindi 6 pistoni, li vedete tutti e 6 i tubi del gasolio della pompa, guardate, pompa gasolio. È interessante, qui abbiamo l'acceleratore, guardate, proprio tutto a vista, tutto alla portata di mano. È qua sotto, tu praticamente quando schiacci il pedale muovi quest'asta, qui c'è il frenomotore, lì pure, perché funziona, vabbè, queste cose tecniche poi le vediamo. E qui abbiamo il motorino d'avviamento, guardate com'è semplice, cioè alla fine non è complessa la cosa. Per quanto riguarda invece le prestazioni del motore, parliamo di 160 cavalli, infatti il PM16, e l'abbiamo detto prima, è la sigla di questo mezzo. La cosa comunque importante su questi motori non è soltanto i cavalli, cioè non sono soltanto i cavalli, ok, perché quelli sì, va bene, ci sono la potenza, è un dato comunque molto importante, però su questo motore abbiamo anche tanta coppia, dovete considerare molto questo, e con le ridotte diventa un vero e proprio trattore, ok. Quindi quando ci troviamo in situazioni particolari, ok, magari, che ne so, siamo in mezzo alla sabbia, magari siamo nel fango, magari in situazioni particolari, noi possiamo mettere sia il bloccaggio al posteriore, il differenziale posteriore, che fanno una determinata cosa che adesso magari vediamo, e possiamo azionare il 4x4 e quindi avere veramente un trattore, quindi con tanta coppia e tutto quanto. Allora, perché abbiamo scelto proprio questo? Ok, ci siamo fatti così tanti chilometri per prendere questo mezzo.
Perché al di là del prezzo, che sì, va bene, per quanto mi riguarda era un prezzo che ci andava bene, ma la cosa importante che abbiamo controllato è questa. Questo pianale è sanissimo, al di là del pianale il telaio è perfettamente intonso e quindi cercavamo già una base solida su questo aspetto. C'è qualche punto di ruggine, ma stiamo parlando comunque del cassone che a noi non interessa per niente perché ci dobbiamo fare un camper, mentre la cabina sta perfettamente, quindi andrà soltanto magari piuttosto riverniciata, quello sì. Beh, allora Michele, già che hai citato la cabina, andiamo a vedere la cabina. Vediamo la cabina. Allora, scende la cabina, sicura e via. Vai Ind, facci vedere questa benedetta cabina. Olè. Mi piace quanto sia alto e quanto io mi possa sentire un nano da giardino. Prepotente su questo mezzo, no? Perché qua sotto sono un nano. Quando arriva il carabiniere che mi fa un controllo, dico ciao, ciao. Guarda come sono alta. Cabina, bella. Spaziosa, ampia, potremmo creare un letto matrimoniale proprio qui. Non so Michele quale progetti abbia per questa pulsantiera, ma io l'adoro tantissimo. La voglio in camera mia, oppure la voglio nei camper. La voglio nei camper come pulsantiera, sai, on off delle luci, bellissimo. Per questo volante hai qualche progetto? Io sì. Qual è il volante? Questo coso. Non rimane questo, giusto? Lo cambieremo, penso. E cosa vuoi mettere? Un messolo? Sì. Sì, no, un timone presente alla nave. Vabbè, quello è già comodo, un timone. Perché comunque è duro lo sterzo, quindi col coso della nave giri. Vabbè, comunque, qua abbiamo dei bellissimi sedili. Bellissimi. Hanno visto la seconda guerra mondiale. E... si sono lacerati probabilmente addirittura dal caldo, perché non so se questa, mi sa che è copelle. No, è cotta comunque. Non è neanche quindi pelle, vero? Non so, è pelle vera o falsa? Non lo so, non so. Se qualcuno lo sa ce lo scriva. Ma secondo me invece è pelle, Michi. Dici che è vera questa? Secondo me sì. Ah sì, beh guarda qua. Penso di sì, secondo me sì, è pelle vera. È pelle vera. Comunque entrambi i sedili sono totalmente sfatti e andranno cambiati. Il cielo non... cioè penso proprio di sì. Non so che... non so cosa si può fare. Non so cosa so dire. Ma si può modificare, cambiare praticamente tutto. Vabbè. Cosa c'è di? L'unica cosa, che interessa a me, l'unica cosa che interessa a me è questa bellissima botola. Ragazzi, questa botola è stupenda. Tra l'altro, è, secondo me, l'unica cosa che c'ha un po' di ruggine in questo coso, in questo camion. Perché qua si è tolta totalmente la guarnizione, vedo. Sarà entrata un po' di umidità. Vabbè, ma non è nulla di passante, è solo superficiale alla fine. Sì, anche quella è superficiale. Sì, sì, sì. E niente, questa qua è strabella. Avanti, guardate che belle le scritte. Ah, sì. Per evitare eccessiva usura dei pneumatici consigliabile non superare la velocità di 40 km all'ora con trazione anteriore inserita. Poi dice la trazione anteriore, la trazione posteriore, cioè trazione ridotte. R cosa? R ridotte, TA invece trazione anteriore. Min, stop, ma... Eccolo lì l'acceleratore manuale. Ah, ma va, c'è un acceleratore manuale? Sì, sì, sì. Quindi tu non schiacci lì ma schiacci qua? Ma no, quello serve a diverse cose, è un po' lunga da spiegare. Ok, va bene. Ah, qua è direttamente lamiera. Sì, bello, vedete che è verde? Era verde prima. È quasi una sella di un cavallo, tipo. Diciamo. Giusto. Bello. Qui ci sono un po' di cose interessanti, tipo l'aria ponte, che forse non dovrebbe neanche essere qua, dovrebbe essere al posto del tachigrafo che hanno inserito lì sopra. Presa proiettore? Proiettore, sì. Proiettore c'è scritto, scusa. Proiettore, questa qua è una presa unipolare. Ovvero? Ha un solo polo. E accendi i sigari? No, penso che serva a cose... Non so cosa sia in realtà, proiettore infrarosso. Ah. Roba militare. Figo, come facciamo a azionarlo? Oh, cosa vuoi guardare? Gli altri camper attraverso? Sì. Per entrarci dentro. Qua abbiamo il manettino. Vecchio stile. Serve ancora aria. Non c'è più aria nel circuito. Michele, ma una cosa che mi interessava è che guardavo. Che cos'è sto pulsante rosso? Tieni. Ah, non penso che sia roba della protezione civile. Non è roba nostra. Ah, ok, va bene. Ah, tra l'altro, protezione civile di Padula, se ci state guardando. Vi siete dimenticati questo? Che adesso sarà mio. Una specie di coso triangolare, penso sia quello che metti sul collo, tipo. È mio, so. Adesso adesso è mio, mi piace. Lo avete venduto assieme al mezzo. Sì. E qua ci sono scomparti con... qua ci sono i fusibili, giusto Michele? Che dovrei cambiare. Ah sì, adesso li vediamo, aspetta. Tra l'altro prima di salire sul mezzo guardate come stanno anche i pedali, queste cose qua. C'è un ottimo stato, in ottimo stato. Fai vedere la non ruggine del tappetino.
Vabbè, adesso devo togliere un po' di cose. Qua c'è il freno motore. È perfetto. Vedete come sotto? Perfetto. Poteva andarci peggio. Bellissimo. Sì. Allora, signorino, ci parli di questi bellissimi fusibili dell'anteguerra? Ma allora, vabbè, innanzitutto qua abbiamo una cosa insolita che non avevo mai visto dentro, all'interno di una cabina o di un, cioè, di una zona guida, diciamo, che è l'olio della frizione. Wow. Come fai a sapere che è l'olio della frizione? Ho seguito i tubi, ma arriva direttamente alla frizione. Questa qua, vabbè, è una frizione ovviamente ad olio, come vabbè, tantissime auto, non è quella la cosa particolare. Semplicemente il fatto che sia all'interno da riempire è interessante. Qua invece abbiamo i fusibili, vi ricordate questi fusibili? Sono di vecchio style, guardate, vecchio tipo. Non si trovano più in giro, infatti qua ne hanno messo uno normale per sostituirlo. Ah, ma che scasso, l'hanno pinzato per far toccare. Sì. Ah, bello. Sì, sì, vabbè. Beh, io in realtà questi qua li riesco ancora a reperire. Qua ce n'è altri. Ma di che cosa sono questi fusibili? Come facciamo a capirlo? Ci serve la guida? Sì, ma abbiamo un bel manuale a casa. Ce l'ha procurato Mike da Ivan Golden. Che forse di sopra c'è scritto. Mike qualcosa. È un genio. Ha trovato tutti i manuali dell'ACM. Un mostro. Qua, questi sono i relè. Sì, qua ci sono un po' di relè, anche questi, vecchio stile. Ah, davvero? Sì, ma comunque qua è finito l'impianto elettrico, ragazzi, cioè non c'è assolutamente niente. Bello. Presa di movimento, sinceramente non so cosa sia. Questo qua è l'elettromagnete. Questo cos'è? Questa chiave? Elettromagnete? Arricchitore, quello che mi hai detto prima. Okay. Questa è la chiave prima. Di non so che cosa. Qua ci sono altri pulsanti personalizzabili. Questo accenderà il cielo stellato, questo accenderà la spada laser, questo accenderà il tiramissili. Giusto, Michele? Giusto. Cosa stai facendo? Non so, io adoro questo fatto. Cioè, c'è un chiodo come chiave. Il chiodo come chiave di accensione è fighissimo, fighissimo. Poi qui, ragazzi, abbiamo un altro bellissimo vano portaoggetti. Con... Sto studiando per la patente C, quindi so che queste sono le carte tachigrafiche, giusto? Si chiama così? No, si chiama qui così. Qui sono i dischi per questo qua, per il tachigrafo. Carte tachigrafiche, dischi. Ma che cavolo ne so, devo ancora finire di studiare pure io. Ah, tu non hai ancora studiato, vedi? Eh sì, tachigrafo. Boh, questo è quanto. Abbiamo anche il riscaldamento. Come funziona il riscaldamento in questo supermezzo, Michele? Credo che dalla tua parte ci sia una ventola. Là, proprio dove ci sono le tue gambe. Non credo proprio. Sì, è quel box nero. Questo? Sì. Ma che vuol dire? Da lì passa l'acqua del motore. Va bene, ma da dove arriva l'aria? Io non vedo niente. So che lì c'è una ventola. Penso che in qualche modo ci arriveremo. Come funziona? Io non vedo. Non vedo ventole. Vabbè. Ma sì, è quello. Ok. Questo cosa? Amorino, cosa hai fatto? Ho trovato il clacson. Hai trovato il clacson? Che rumoretto stupido. Le frecce sono... Lo possiamo cambiare, il rumore clacson? Le frecce non funzionano, le luci non funzionano. Ma ho trovato anche il motivo, ho trovato il problema. Ma tanto sapete cosa faccio? Prendo questo impianto elettrico di 4 fili in croce e lo rivedo tutto e buonanotte, tanto che ci vuole. Cambieremo magari anche le luci. Mettiamo delle lampade che si vedono sul serio, perché queste qua fanno la stessa luce che farebbe una candela. Ma al di là di quello bisogna anche mettere le barre LED. Ind. Uh-huh. Ma soprattutto cosa puoi fare qui? La cosa più bella. Perché si comprano questi mezzi? Non per andare nella sabbia, no, per la botola. La possiamo mettere nei furgoni? Vai. La possiamo mettere nei furgoni? Ah, non lo so, non credo. Vai. È stra semplice comunque aprirla. E voilà! Sì, vai. Eccoci qua. Ta-da! Comunque una cosa molto bella che mi piace di questi mezzi è che quando saremo al capanno con due ACM saremo un pochino scomodi, giusto? Non potremo circunnavigare tutto l'ACM per passare da un lato all'altro. Questo mezzo è perfetto perché puoi passare da sotto, è così alto che puoi passare da sotto. E voilà. Aspetta che ti raggiungo. Vieni, vieni. Già che siamo sotto, parlami un po'. Sotto la capanna. Allora, dove sei appesa? Allora, all'albero di trasmissione. Vedi che conosco le cose. Allora, qua abbiamo un riduttore. Vedete? Qui c'è il riduttore, questo mezzo funziona così, manda la coppia dal motore al riduttore, infatti c'è da sopra l'albero, vedete il cambio, ok, sopra, e mandando la coppia al riduttore, il riduttore poi la spartisce tra anteriore, vedete quell'albero di trasmissione lì che va appunto al
ponte anteriore. Questo qua invece che va al ponte posteriore. Qui abbiamo un serbatoio del diesel che è abbastanza grande, 150 litri. Ma in realtà probabilmente ne metteremo due più grandi ancora, tra l'altro. Forse arriveremo magari a un 400 litri. Dai, un 400-500 litri totali di diesel. Perché comunque un mezzo che andrà veramente in posti dove magari il diesel non c'è. Cioè non c'è, magari uno è nel deserto e chiaramente non vuole rimanere a corto di carburante. E qua sotto c'è lo scarico. Qua sopra invece, vabbè, qua abbiamo una serie di tubi, cose che funzionano, magari servivano anche a cose del camion, che okay, prese d'aria eccetera. Questo qui ha delle ruote veramente gigantesche. Detto questo, qui abbiamo il controtelaio, ok, qui abbiamo telaio, controtelaio, cassone eccetera. E a che cosa serve? Questa è una cosa veramente interessante, secondo me. Praticamente, che cosa succede? Quando noi andiamo a... mettiamo caso che noi siamo con il mezzo, no? E da una parte saliamo su una roccia, mentre dall'altra parte, ok, dall'anteriore saliamo su una roccia da una parte, mentre dietro magari eravamo su una roccia dall'altra parte, ok, lato sinistro, ok? Mettiamo caso che quindi il nostro mezzo fa un twist, un cosiddetto twist, ok? Questo è il mezzo, da una parte viene torto in questo senso, ok? Dall'altra nell'altro, ok? Quindi abbiamo i due ponti che inizieranno chiaramente a mettersi in questa posizione, uno di qua e l'altro di là. Cosa succede? Che questo telaio, ok, non è immobile, non rimarrà fermo, fisso, eccetera, perché comunque subirà una torsione. Subendo una torsione, che cosa succede? Che sopra noi abbiamo un cassone in questo momento, e più di tanto comunque questa forza non gli viene trasmessa perché abbiamo un controtelaio con delle molle, che adesso vi faccio vedere. Quelle molle permettono al controtelaio di muoversi, ok, rispetto al telaio stesso, quindi di non trasmettere tutta questa forza sul controtelaio, ma di far flettere solo il telaio, ok? Quindi immaginate questa torsione che va appunto a riflettersi sul telaio e a sfogarsi in parte sulle molle. Questo però diciamo che potrebbe essere migliorabile. In che senso? Che adesso c'è un cassone, e quindi se il cassone subisce un po' di torsione non ce ne frega più di tanto, perché tanto è un cassone, che succede? Però immaginatevi di avere sopra, posto che è una struttura quindi piana 2D, diciamo così, come un cassone, che con un foglio di carta magari si può flettere un po'. Immaginate di avere una cellula, ok, un quadrato, un rettangolo, magari con una certa fragilità, perché comunque più di tanto uno non può rendere rigide le cose. E quella cellula, se subisce una forza del genere, comunque può creparsi, può spezzarsi, può succedere di tutto. E questo è un mezzo che comunque fuori strada magari lo andrà a fare, e magari non fuori strada totalmente estremo, perché il carico di una cellula comunque ha una sua importanza. Però comunque mettiamo caso che siamo in un twist decente, ok, con un'escursione decente, non dobbiamo rischiare di spaccare la cellula, e quindi questo comporta questo crea appunto un problema, cioè, quindi dobbiamo studiare il modo, ok, di fare un controtelaio decente. Quindi o migliorare questo in qualche maniera, ok, aumentando l'escursione delle molle, valutando un po' queste cose qui, oppure si potrebbe valutare di fare un telaio a tre punti, perché comunque ci sono diverse scuole di pensiero sotto questo aspetto. C'è chi dice che è meglio il telaio a tre punti, c'è chi dice meglio il 4, c'è chi dice ci sono diverse scuole di pensiero, perché comunque e ci sono anche, c'è anche da dire che poi dipende chiaramente anche l'utilizzo che ne fa la persona stessa. Questo mezzo comunque, anche parliamo delle sospensioni, e comunque anche sotto quell'aspetto è molto semplice, perché abbiamo un sistema di balestre forse un po' troppo da carico, cioè quello che intendo è che sono fanno un pochino saltellare il mezzo, questo perché sono fatte per un carico che comunque può arrivare a 90 quintali, e quindi magari con la cellula potremmo, ecco, diminuire un pochino questa forza delle balestre dimensionate al carico che avremo. Ma questo lo potremo sapere, diciamo, una volta finito, perché adesso è difficile. Quindi Ind, questo mezzo, allora, sei pronta? Mi sento veramente piccola. Devo, sei piccola, sopra, per sentirmi un po' più potente. È veramente enorme, cioè, quando penso al carico di lavoro che ci sarà qua dietro. Non sei alta neanche quanto la scritta Fiat. Sì, ma un po' mi viene da piangere, perché sarà veramente lunga. Non so se hai capito in che cosa ci stiamo imbarcando. È veramente lunga. Sarà facilissimo. Sarà divertente, sarà veramente fighissimo. Non vedo l'ora di cominciarlo. Però sti cazzi. E niente, per adesso il camion tour è terminato. Dobbiamo portarlo a Torino,
cioè appunto perché al sud adesso dobbiamo riportarlo a Torino. Tra l'altro, se conoscete qualche trasportatore, avete consigli di trasportatori, fatecelo sapere perché ne stiamo cercando uno che ci faccia un buon prezzo, ma in ogni caso prima di tutto che riesca a farlo, perché molti fanno tratte diverse che non sono appunto queste. Quindi accettiamo qualsiasi suggerimento. E niente, per adesso è tutto e ci rivediamo presto con qualche altro video. Se volete seguire l'avanzamento dei lavori, mi raccomando, campanellina, iscrivetevi al canale e alla prossima!